Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece sono le cose da fare senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e saluti sulle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vendono, che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre sarà dato. Eccoci giunti a mercoledì 16 ottobre 2024. Oggi festeggiamo Santa Margherita Maria Alacoque, Vergine. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo undicesimo di San Luca, versetti 42-46. Ecco, questo Vangelo vi fa vedere molto bene quello che in questi giorni vi sto dicendo, e cioè la permalosità, sintomo della superbia. Questo sentirsi offesi fuori luogo. Perché un conto è se una persona ti insulta, proprio usa delle frasi dove sono contenute degli insulti, quindi degli epiteti gravi contro di te. Bene. Un conto se una persona mente sul tuo conto, dicendo il male falso su di te. Un conto se una persona ti maltratta. Bene. Ma quando una persona ci dice la verità, chiamandola col suo nome, chiamando le cose col suo nome, e dicendoci: tu sei quella persona? Eh no, questa non è mancanza di carità. Questa è la forma estrema, bellissima, della carità. Se mi offendo, se mi risento, è sintomo che ho la coscienza sporca, che sono permaloso, che sono quindi superbo. In questo Vangelo voi avete, tutti noi abbiamo, una sintesi perfetta di questo ragionamento. Adesso lo rileggiamo. Il Signore disse: guai a voi farisei. Li ha insultati? No. Non li ha insultati. Li ha maltrattati? No. Non li ha maltrattati. Gli sta dicendo: guai a voi. È una frase forte? Sì. È una mancanza di carità? No. Guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe. Questo è vero? Sì, questo è vero. Facevano così. E lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Questo è vero? Ah beh, agli occhi dei farisei no. Per loro no. Ma agli occhi di Gesù sì. Questo si chiama dire la verità. Dire la verità che spesse volte significa scoprire le ambiguità, le falsità, le ipocrisie di chi ho davanti. Ma Gesù non sta mancando di carità, sta dicendo la verità, sta chiamando le cose col loro nome, cosa che noi oggi non siamo più abituati a fare. Oggi è pericoloso dire che un albero ha le radici nel terreno e non si muove e ha le foglie verdi. Guai, perché tu stai definendo qualcosa. Oggi non bisogna definire nulla. Non bisogna usare espressioni che definiscono, perché sennò offendi qualcuno.
Ma è così, lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose invece erano da fare senza trascurare quelle. Non ha mancato di carità. Se tra questi farisei ci fossimo noi, anche noi come loro, come vedremo, ci sentiremmo risentiti, offesi, trattati male. Gesù ha usato delle espressioni, delle parole che avrebbe non dovuto usare, perché mi offendono. Guai a voi, farisei, chiamate i primi posti nelle sinagoghe, questo è vero? Sì. E i saluti sulle piazze, questo è vero? Sì. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Questo è vero? Ah beh, per i farisei, no. Ma è vero? Sì. È reale? Sì. Perché i farisei non lo vedono e Gesù lo vede? Perché i farisei non vivono nella verità. Semplice. Tutte le volte che noi non viviamo nella verità, noi non riconosciamo la realtà. E quindi questi rimproveri che fa Gesù ci sembrano delle esagerazioni. E poi certamente guai a voi. Perché Gesù deve dire guai a voi? Dovrebbe dire, cari farisei, amici miei, ascoltate. Dovrebbe essere così, no? Per andare bene a noi. Cari farisei, amici miei, io lo so che voi vi impegnate tanto, che siete tanto bravi, che amate tanto il Signore. Io lo so che voi non vorreste, però mi sembra forse che magari non tutti, qualcuno, ma di sicuro non voi che state ascoltando, può darsi che magari tralasciate un pochino la giustizia e l'amore di Dio, non lo so, può darsi, magari, forse, ma non voi. Ecco, se così fosse, ecco, magari provate un po' a cambiare, a rivedere questa cosa, però siete bravi, eh? Ecco, noi oggi vogliamo che chi ci parli così, come dei minus habens. Ci deve parlare in modo tale che neanche ci raggiunge, perché se no, ecco, mi hai offeso, ecco, mi hai mancato di rispetto, ecco, i tuoi modi mi fanno male, mi fanno... Poi... Ed ecco che intervengono i dottori della legge, che hanno la coscienza più sporca di quella dei farisei. Intervengono dei dottori della legge, che siccome c'è il codino schiacciato da Gesù, il codino della superbia, sente dentro il rantolo, proprio il rantolo di questo io che viene crocifisso dalla verità, e allora dice, maestro, guardate un po', ma guardate come, vedete loro come sono gentili, i dottori della legge come sono gentili, maestro, Gesù dice guai a voi, e lui invece, il dottore della legge, dice maestro, vedete com'è tutto mellifluo, com'è tutto carino, com'è tutto gentile, com'è tutto ossequioso, maestro, maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Tu offendi anche noi, vuol dire tu hai già offeso i farisei, ma vi rendete conto? Gesù, il figlio di Dio, il verbo fatto carne, la seconda persona della Santissima Trinità, l'amore in persona, Gesù offende qualcuno, ma capite che follia c'è dietro qui? Gesù come fa ad offendere qualcuno? Non può l'amore offendere. Gesù che morirà in croce per gli uomini offende i farisei, ma vi rendete conto? Questo vi dice a che livello siamo capaci di arrivare a causa della nostra permalosità e suscettibilità e superbia. Tu offendi anche noi. Ah sì? Perché loro in cosa li offesi? Cosa ho detto? Che cosa ho detto? Gesù, che era uno assolutamente politicamente corretto, Gesù proprio era veramente stato l'uomo più diplomatico della storia, proprio l'uomo che potrebbe dire l'uomo delle regole, le regole del bon ton, no? L'uomo che sa proprio, sì. E dice, e gli rispose,
Noi avremmo detto: oh, come mi dispiace, vi chiedo perdono. No, non volevo offendere nessuno. Non era mia intenzione offendere. Oh, mi scuso. Aspetta, aspetta, che adesso mi metto in ginocchio e comincio a pensare a 100 motivi per cui chiedere perdono. Adesso ti chiedo perdono perché ho detto guai. Poi ti chiedo perdono perché ho detto a voi. Poi ti chiedo perdono perché ho detto farisei. Poi ti chiedo perdono perché non ho nominato tutte le erbe dell'orbe terrarum che c'è a questo mondo. No, ne ho detto solamente 3. Poi vi chiedo perdono perché ho parlato di giustizia e di amore di Dio quando invece avrei dovuto usare un'espressione più generica. Poi vi chiedo perdono perché non avrei dovuto dire dovevate fare questo senza trascurare quelle, ma chi sono io per dirlo, ma perché io posso giudicarvi? Non l'ho fatto così. Gesù rispose: guai anche a voi. Fantastico. Questo ci dice la libertà di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Fantastico. Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate, qui arriva la sentenza ancora più pesante di quella degli altri, dei farisei, carica ancora di più, che caricate gli uomini di peso insopportabile e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. È vero, verissimo. Una verità più vera e più sintetica di questo non poteva essere detta ai dottori della legge. E quindi anche loro col broncio adesso: ecco, allora ci hai offesi, ecco. Come diceva la mia mamma al caro padre Giorgio bambino, quando facevi capricci urlava, mi si avvicinava e mi diceva: Giorgio, urla più forte, che tutta salute, ti si allargano i polmoni, urla, urla ancora di più. E io così perdevo la voglia di urlare, di fare frigne. Noi siamo così. Noi siamo dei frignoni viziati. Purtroppo questa è la verità. Non tutti, grazie al cielo, ma alcuni sì, frignoni viziati. Per cui guai a chi si permette di dirci qualcosa. Nessuno deve permettersi di dirci niente, né un rimprovero né niente. E se lo fa, lo deve fare con la dolcezza più dolce. Mentre parla, deve fluire miele dalle sue labbra. Forse allora potremmo ascoltarlo. Per quanto mi riguarda, questo tempo per me è proprio finito. Veramente. È proprio finito. Perché ho capito che è tempo buttato via quello di rincorrere i capricci delle persone. Veramente tempo buttato via. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva, e adesso vado a memoria perché non mi ricordo esattamente le parole. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva, però sono queste le parole: io dico la verità. Così diceva Santa Teresa. Io dico la verità. Chi non vuole sentirla, non venga a chiedermi nulla. Basta. Grazie al cielo, io aggiungo, su internet, e non solo su internet, ci sono centinaia di migliaia di sacerdoti 100 milioni di volte più bravi, più santi di me. Quindi si può sempre andare altrove. La porta è aperta per entrare, la porta è aperta per uscire. Ma padre Giorgio, dicendo così, facendo così, perdi gli iscritti, perdi like, perdi... Guarda, ma vi sembro il tipo che sto lì a... Per l'amor del cielo, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Cosa dice Gesù ai discepoli? Volete andarvene anche voi? Prego. Qual è la porta? Si ricomincia da zero. Che problema c'è? Ma basta. Adesso è proprio il tempo di parlare chiaro. Chiaro fino in fondo. E se qualcuno si offende, pazienza, vuol dire che la coda è troppo lunga. Certo, mai mancare di carità, mai insultare nessuno, mai avere toni polemici, per l'amor del cielo, però patti chiari, amicizia lunga. Le cose vanno chiamate per quello che sono, come vedete qui che fa Gesù.
che proprio non insulta nessuno, semplicemente guai a voi. Ah beh, è vero, San Giovanni Battista chiamava razza di vipere. Sì, certo, se bisogna dirlo, quando ce vo, ce vo. Sì. Ma si capisce, sapete, si capisce quando una persona ci vuole insultare, quando una persona vuole mancarci di rispetto, quando una persona, come dire, è presa dal sentimento dell'ira, ma di quell'ira proprio brutta, no? Che insulta, che tratta male, che... Ecco, si capisce quando una persona ci disprezza. Si sente quando nel parlato di una persona c'è il disprezzo, c'è la cattiveria. Quello si capisce subito. Diversamente, se tutto questo non c'è, allora la domanda che mi devo fare è: perché quella persona mi sta dicendo queste cose? Perché Gesù dice queste cose? Perché? Ma perché mi vuole bene? Perché vuole il mio bene? Cosa ci ricava lui? Niente. Nulla. E allora prendiamo tutto ciò che di vero c'è in quelle parole. Continuiamo con la nostra lettura della Sacrosantum Concilium. Già forse l'avevo detto, però lo ripeto perché può essere utile. Uno dei critici, ve l'ho già detto, no? Oggi c'è in giro molte persone, troppe, che raccolgono il malcontento che c'è all'interno della Chiesa per diverse ragioni, raccolgono il malcontento che c'è nella Chiesa e cosa fanno? Lo prendono e lo polarizzano tutto sul Concilio Vaticano II, cioè dicono: tu hai il malcontento per queste ragioni, per quest'altra, guarda, la radice di ogni male è il Concilio Vaticano II. E proprio te lo dimostrano, eh? Ti dicono: vedi, ecco, a causa del Concilio Vaticano II è successo questo, 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 questo e quest'altro. Quindi è tutta colpa del Concilio Vaticano II. Noi, che il Concilio non l'abbiamo né letto né studiato, che cosa facciamo? Diciamo: sì, è proprio vero, è tutta colpa del Concilio, perché loro ti dicono: vedi, è da quando è venuto il Concilio che questo è cambiato, quell'altro è cambiato, quest'altro è cambiato, quest'altro è cambiato, vedi, è lì la colpa, la radice di ogni male è tutta lì. E noi, che non abbiamo né letto né studiato il Concilio, diciamo: sì, è tutta colpa del Concilio. Ecco. Io vi posso dire, già ve l'ho detto, ve lo ripeto, vi posso dire che chi dice tutte queste cose è fuori strada. Chi dice tutte queste cose vi vuole condurre verso il sedevacantismo, che è una posizione scismatica, eretica, e che arriva ad affermare che l'ultimo Papa... da seguire, l'ultimo papa valido, è Pio XII. Tutto il resto è da buttare. Ma se questo fosse vero, sarebbe finita già la Chiesa e il dogma dell'indefettibilità della Chiesa sarebbe saltato. Quindi voi capite che non può essere vero. Ok? Primo. Ma questo non ve lo dicono. Ovviamente, questo non lo dicono. E ovviamente se uno non ha studiato queste cose non le sa. Ma loro che le sanno, le nascondono. Secondo, alla fine della lettura della Sacrosanctum Concilium, io vi leggerò un'omelia di Papa Benedetto XVI, dove lui parla in modo meraviglioso, stupendo, di questa questione che vi ho appena detto. Vi faccio solo un accenno, così da chiarire un po' i contorni della questione. Poi la leggeremo bene, perché va letta molto bene. Allora, un conto è quello che ha detto, che ha scritto e che quindi ha detto il Concilio Vaticano II. Questo è un conto, e che pochi conoscono, perché pochi lo hanno veramente studiato. Un altro conto è quello che è accaduto dopo il Concilio, quindi la fase post-Concilio, e che Papa Benedetto ha sintetizzato con questa espressione: c'è stato un Concilio Ecumenico Vaticano II e c'è stato un Concilio Fantasma.
Il problema sta nel concilio fantasma, non nel concilio Vaticano II. Il concilio fantasma sarebbe quel concilio che non è il concilio Vaticano II, ma è quello che i mezzi di comunicazione sociale, i mass media, hanno rimandato del concilio. Ma questo non è il concilio. Quindi, quando i tizi dicono ecco, vedi, tutta la distruzione della messa è avvenuta per opera del Concilio Vaticano II, falso! Perché, come stiamo vedendo, non c'è nessuna distruzione di nessuna messa. Falso! E come vedremo, è colpa del Concilio Vaticano II se è sparito il latino dalla celebrazione della messa. Falso! Perché vedremo nella Sacrosanto un concilio che dice che invece la lingua latina deve essere mantenuta. E allora, come mai siamo arrivati qui? Certo, perché siamo arrivati qui a causa del concilio fantasma. Quello va smascherato, condannato e stigmatizzato. Il concilio fantasma, non il concilio Vaticano II. Va stigmatizzato, va smascherato e va condannato tutto ciò che è avvenuto dopo, di sbagliato, che ha preso come scusa il concilio Vaticano II. Ma l'ha preso semplicemente come scusa, affinché tutti i dardi colpissero il Vaticano II. Ma i veri autori delle cose sbagliate che sono state fatte non è il concilio, ma chi ha abusato del concilio, chi ha trasmesso un'immagine falsa del concilio. Chi afferma che è tutta colpa del concilio sta criticando radicalmente l'operato di tutti i papi post-conciliari. Quindi ci sta dicendo che, ad esempio, gli ultimi che abbiamo conosciuto noi, Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, si sono e ci hanno ingannati. Ma vi rendete conto? Uomini dotti e santi come Giovanni Paolo II, come Benedetto XVI, avrebbero mai potuto fare una roba del genere? Ecco, questo per dirvi l'inganno che sta dietro a queste espressioni. Il mio consiglio, poi fate come volete, non fidatevi assolutamente di coloro che nel loro parlare, per stigmatizzare i problemi che ci sono oggi nella Chiesa, vi dicono o scrivono in un modo o nell'altro, diretto o indiretto, è tutta colpa del Concilio. E la causa dei mali viene dal Concilio. Ecco, chi dice questo, io, fossi in voi, starei lontano mille miglia, scapperei a gambe levate e non leggerei più niente di persone che scrivono cose del genere. Perché dicono il falso. E non vi parleranno mai del concilio fantasma, cosa che invece ha spiegato molto bene Papa Benedetto e che io alla fine del Sacrosanto un concilio vi spiegherò. Bene, punto 21, leggiamo almeno questo. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia, capite? Vuole fare una riforma accurata e generale della liturgia. Non vuole stravolgere, non vuole distruggere niente. Questo l'ha fatto qualcun altro. Se qualcosa di male è stato fatto, e qualcosa di male è stato fatto, non l'ha fatto il concilio. Ma chi è venuto dopo? Questo infatti consta di una parte immutabile. Ecco, vedete cosa dice? Il concilio vi dice, c'è nella liturgia una parte immutabile. Perché è immutabile? Dice il concilio, perché è di istituzione divina. Verissimo. Ci sono delle parti nella liturgia che non si possono toccare, perché sono di istituzione divina. Esempio, le parole della consacrazione. Questo per farvi un esempio. Non si possono toccare, per esempio, ma non solo quelle. E di parti suscettibili di cambiamento,
che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. Quindi vi dice, c'è una parte della liturgia che è immutabile, è intoccabile perché è di istituzione divina, e ci sono delle altre parti che invece possono variare. Quelle si possono cambiare. Non so, vi faccio un esempio. Le letture. Si possono, vedono che magari era necessario aumentare il numero delle letture, variare il numero delle letture. E questo si può fare nella messa. Questo si può fare, perché no? Non tocca nulla dell'identità della messa. Oppure aumentare il numero dei santi da citare, perché no? Benissimo. In tale riforma l'ordinamento dei testi dei riti deve essere condotto in modo, che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. A tale scopo il Sacro Concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere generale e le vedremo, anche se magari sono cose che a noi alcune non interessano direttamente, però le leggiamo lo stesso, così vi fa capire, no, quanto è stato oculato e rigoroso tutto questo processo di riforma della liturgia. Quindi, l'ordinamento dei testi, la riforma dell'ordinamento dei testi dei riti deve essere fatto in modo tale che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente, cioè lo scopo è che ci sia più chiarezza, che il popolo cristiano le possa capire più facilmente, possa capire il senso più facilmente e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Vi sembrano delle ragioni brutte? Vi sembra che qui ci sia dentro qualcosa di brutto? Io credo che siano cose belle. Credo che anche voi con la vostra coscienza diciate sì. In effetti non c'è niente di male in tutto questo. E vedrete, andando avanti, che non troverete niente di male, niente di storto. Quindi, lo dico per il vostro bene, non fidatevi di quelli che attaccano il Concilio. Non fidatevi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.